Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale. Siamo come al solito su Grounded. Oggi andiamo a vedere una delle fasi finali del gioco, ovvero la difesa a oltranza che dovremo affrontare durante l'ultimo assalto dei nemici insetti orc. Questo tipo di nemici sono potenziati dal direttore Schmector, quindi avranno più vita del normale, saranno un po' più duri da abbattere, ma non preoccupatevi che con questo metodo non avrete alcun problema a difendere i tre contenitori di scienza pura dagli attacchi dei nostri avversari. Prima di farlo come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel pollicione se il video vi sarà utile. Vi ricordo inoltre che potete entrare nel server Discord con la community per discutere di tutto quello che riguarda questo stupendo gioco. E se vorrete abbonarvi al canale, sto preparando una bella cosina per tutti voi. Andremo a vedere in futuro con un trailer di cosa si tratta, ma preparatevi perché c'è una grossa novità per tutti gli abbonati. Quindi state connessi col canale per ricevere tutte le news. Ora andiamo a vedere come affrontare al meglio questa incursione degli insetti. La prima cosa che dovrete fare naturalmente sarà quella di costruire delle difese attorno ai contenitori di scienza. Io ho utilizzato dei muri di funghi perché sono quelli che garantiscono, come utilizzo risorse e durevolezza, affidabilità, il rapporto migliore, dato che i muri di cemento comunque hanno un tipo di crafting dove servono delle risorse abbastanza rare, quindi ci servirebbe molto tempo per poter andare a costruirli. I muri di funghi invece li possiamo costruire molto velocemente e ogni impasto di funghi ci fornisce un gran quantitativo di mattoni, quindi molto più veloce avere tante risorse a disposizione da subito. Se andiamo a vedere la zona di combattimento, dovremo andare a costruire dei muri in questa zona. Ci sono delle salite da dove gli insetti orc arriveranno. Noi dovremo bloccargli la via esattamente in questo punto, quindi uno dei tre è questo, il secondo è questo, dove non è ancora stato attaccato, a dire la verità, dopo l'attacco, ma sono arrivati alcuni insetti anche da questa zona. E il terzo invece si troverà alle spalle dei tre contenitori di scienza e sarà da questo piccolo canyon. Quindi costruite una barriera, 2, 3, 4 muri. Quello che vi consiglio di fortificare di più però è il primo che abbiamo visto, cioè proprio questo dove ho messo anche questo dispositivo orc, perché da qui arriverà la maggior parte degli insetti. Arriveranno anche da altri lati. Infatti, come vedete, in questo punto questo contenitore di scienza è quello che ha subito più danni, proprio perché ne arrivano molti, ma molti di più da quel lato. Ne arriverà qualcuno anche da questa zona e dalla parte opposta, ma non saranno molti, quindi non ho utilizzato risorse per andare a costruire ulteriori muri, dato che comunque erano pochi insetti che arrivavano da questi lati. Altra cosa molto importante: fortificate per bene tutti i vari contenitori. Ora, come li vedete distrutti, ma ho messo bene due barricate di muro di cemento, perché quando attiveremo il Javamatic sarà veramente difficile riuscire a difendere contemporaneamente tutti e tre i siti allo stesso momento, dato che attaccheranno degli insetti potenziati, arriveranno delle coccinelle, addirittura degli scarabei rinoceronte orc, quindi potenziati, e sarà difficile mantenere il controllo di tutte e tre le zone, difenderle allo stesso tempo. Quindi più barricate avete a difenderli, meglio è. Di certo non dobbiamo esagerare, come in questo punto ne ho messa solo una, dato che gli insetti arrivavano frontalmente, e ne ho messe tre davanti, ma come vedete non ne è rimasta nemmeno una, anzi è stata distrutta quasi tutta, ma ha fatto il suo sporco lavoro, dato che i contenitori sono stati attaccati solo verso la fine e non hanno perso nemmeno il 20% della loro barra di riparazione. Quindi posso ben dire che ciò che ho costruito ha funzionato, quindi vi consiglio anche a voi di fare la stessa cosa. Per costruire in questo modo mi ci sono voluti all'incirca 600 pezzi di mattoni, quindi un po' di lavoro e di farming di funghi ci sta, bisognerà farlo, ma vedrete che sarete ricompensati nel modo giusto, perché riuscirete a difendere con successo i tre contenitori.
Un'altra cosa che vi posso consigliare è che la maggior parte degli insetti che arrivano hanno una debolezza verso l'effetto rinfrescante. Infatti io ho utilizzato, come state vedendo in questo momento, per lo più il bastone di mentina, perché è veramente OP in questa difesa. L'ho portato naturalmente al massimo del potenziamento e, dato che coccinelle e formiche di fuoco, zanzare tigre che arrivano sono deboli tutti quanti al rinfrescante, è l'arma migliore da mantenersi equipaggiata. Se proprio vogliamo cercare anche di essere perfetti con l'equipaggiamento, possiamo anche portarci un martello salato proprio per affrontare gli scarabei rinoceronti che dicevo prima e andare a massimizzare il nostro danno per poterli abbattere in breve tempo. Infatti, secondo me, in questo tipo di difesa il tempismo è tutto. Se riusciamo a sconfiggere abbastanza velocemente i nostri avversari, avremo sempre il tempo necessario per andare a difendere la zona successiva che verrà attaccata. Ho provato anche a utilizzare queste bombe di interferenze orc, ma purtroppo devono essere attivate e quindi non servono praticamente quasi a nulla. Se volete provare ad utilizzarle, potete metterli davanti ai muri e attivarle quando arrivano gli insetti, oppure dietro i muri come in questo caso, e attivarle quando arrivano gli insetti, ma vi assicuro che diventerà un po' una cosa superflua, dato che sarete veramente impegnati nel combattimento di tutti gli insetti che arrivano a tentar di distruggere i contenitori. Altra cosa molto importante, come al solito, le mutazioni che dovremo utilizzare. Sicuramente, visto che dobbiamo correre a destra e a manca, la mutazione amante del fitness va equipaggiata. Altra mutazione che ho equipaggiato per potenziare il danno dei bastoni è Mago dell'Intaglio, Erba Volant immancabilmente e Piper da bracconiere di conseguenza, per aumentare la possibilità e massimizzare il danno dei colpi critici. Mi sono messo anche Maestria nella parata, dato che con questa armatura abbiamo più forza parata e stordimento da parata. Utilizzare le parate nel modo e nel momento giusto diventa pressoché fondamentale. Se volete, potete anche portarvi con voi uno strumento di riparazione e andare a sistemare i muri nei momenti di pausa che ci sono tra un'ondata e l'altra di nemici che arrivano, in modo di mantenerli sempre intatti e poter farli rendere al meglio durante il combattimento. Io non l'ho utilizzato, infatti sono state sfondate le barriere che c'erano nell'entrata principale. Come vi dicevo, da questa zona arrivano la maggior parte di insetti, quindi costruite anche 4-5 muri che non fanno assolutamente male. E che dire, ragazzi, rimboccatevi le maniche, preparatevi a correre a destra e a sinistra a far fuori tutti gli insetti orc che vi compariranno davanti. Io anche per oggi ho finito, vi ringrazio, vi ricordo solo di iscrivervi al canale se il video vi è stato utile, di lasciare un bel mi piace, un bel pollicione alzato, e se volete entrare nel server Discord trovate il link in descrizione del video oppure nelle informazioni del mio canale. Ora io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!